Per il rilancio dell'economia è urgente rinnovare i contratti nazionali. Queste le parole del segretario della CGIL, Susanna Camusso, che ha inaugurato a Cogliassano la nuova sede della Camera del Lavoro. Dal 15 settembre al 15 ottobre i datori di lavoro potranno presentare domanda di regolarizzazione degli immigrati senza permesso di soggiorno, impiegati anche irregolarmente. Ben ritrovati su CGIL Bari Web TV, l'avete sentito dai nostri titoli. Per rilanciare l'economia è urgente rinnovare i contratti nazionali, lo ha detto il segretario generale della CGIL Susanna Camusso, che ha inaugurato la Camera del Lavoro di Conversano, intitolata Giuseppe Di Vagno, soffermandosi anche su altre importanti figure delle lotte bracciantili e sindacali come Domenico Bolognino, Maria Dettori e Giovanni Magistà, nominato il nuovo coordinatore della CGIL di Conversano Antonio Renna. Il servizio. Ogni volta che inauguriamo una Camera del Lavoro ci sono poi dei tratti che si guardano, di cui uno credo che vada sottolineato: la scelta di rendere sempre più possibile, ovviamente date le nostre risorse, i nostri mezzi, accoglienti i luoghi che noi chiamiamo Camera del Lavoro. Con queste parole il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, ha inaugurato la nuova sede della Camera del Lavoro in via Mazzini a Conversano, intitolata a Giuseppe Di Vagno. Continua la forza del segnale di attenzione della CGIL sul territorio, in una città come Conversano che si è distinta per le lotte bracciantili, per la presenza di personalità politiche come Di Vagno e per la presenza di storici compagni che si sono battuti a difesa della democrazia. Perché per noi le Camere del Lavoro restano il luogo, la casa dove arrivano i lavoratori e le lavoratrici, dove arrivano delle persone a chiedere, devono sentirlo come un luogo che possono frequentare serenamente, devono immaginarselo come appunto una loro casa, un posto che non allontana, ma magari un posto che racconta, come raccontano le tante immagini e parole che ci sono su questi muri e che tracciano quel percorso ideale della nostra storia che bisogna sempre ricordarsi. Alla presenza di Giuseppe Gesmundo, segretario generale della Camera del Lavoro metropolitana e provinciale di Bari, e Gianni Forte, segretario generale CGIL Puglia, è stato nominato Antonio Renna, nuovo coordinatore della CGIL di Conversano. Grande affidabilità, esperienza e impegno costante sono solo alcune delle qualità umane e professionali che hanno portato alla nomina di Antonio Renna, ha ribadito il segretario generale della CGIL di Bari, Giuseppe Gesmundo. Il grande contributo che da sempre ha dato il compagno Renna alla funzione pubblica per l'affermazione e il rilancio della categoria sono stati determinanti nella scelta della sua nomina a coordinatore della Camera del Lavoro di Conversano, la cui nuova sede vogliamo diventi il punto di riferimento, continua Gesmundo, per i lavoratori e le lavoratrici di Conversano. Il mio impegno è quello di difendere la dignità delle persone, quindi è un incompito politico in senso alto. Tant'è vero che nei mesi scorsi io ho contattato i vari segretari aziendali delle varie categorie proprio per cercare di rilanciare la Camera del Lavoro. Inaugurare una Camera del Lavoro è offrire un nuovo spazio di incontro, un nuovo spazio di risposta a un bisogno individuale, ma soprattutto è rioffrire un luogo collettivo di partecipazione. Perché la rassegnazione subentra quando non si hanno luoghi dove si possa parlare, confrontarsi, dove non si possa avere delle risposte. E ancora di più è importante un luogo dove si può avere risposte ed immaginare il cambiamento in una stagione così difficile come questa, dove il tema del lavoro, della disoccupazione, della precarietà, ma anche il tema di un salario che permette sempre meno di difendere il proprio tenore di vita sono assolutamente importanti, e quindi un luogo di risposta ma un luogo di organizzazione collettiva, il segno che la nostra organizzazione continua a esserci, perché cambiare si può e il sindacato è un grande soggetto di trasformazione. Quali sono gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro e quali i servizi offerti dalla CGIL? Se ne è discusso nel corso di un seminario organizzato dalla CGIL di Bari sull'orientamento al lavoro. Sentiamo. La Puglia, un'opportunità nelle tue mani, è il nome dello spazio che la Regione Puglia ha organizzato all'interno del padiglione 152 della Fiera del Levante, edizione 2012.
All'interno del padiglione, i principali soggetti pubblici e privati che operano nei servizi per il lavoro hanno fornito assistenza alle imprese per la ricerca di personale e per far conoscere i programmi regionali di incentivazione dell'occupazione e i servizi ai cittadini in cerca di occupazione, con azioni mirate di orientamento nel mercato del lavoro. Sono stati realizzati diversi seminari e delle postazioni per redigere curricula, per consultare le offerte di lavoro e le offerte di formazione professionale, per accedere alle offerte nazionali presenti su Clicca Lavoro e verificare le opportunità di impiego all'estero con l'assistenza della rete EURES dell'Unione Europea. Durante il seminario è intervenuto Nico Di Sabato, segretario generale NIDIL CGIL, per una panoramica sulle varie forme contrattuali previste dalla legislazione italiana. Nel corso dell'incontro sono stati presentati i servizi della CGIL rivolti a chi ricerca un lavoro e i servizi rivolti ai lavoratori che operano come badanti o assistenti alla persona. Per più di un'ora cittadini e lavoratori hanno interagito con i rappresentanti della CGIL Bari su numerose questioni legate al mercato del lavoro. Con questa iniziativa la CGIL ha voluto rimarcare un ruolo del sindacato confederale. Azioni non solo per la difesa dei diritti di chi un lavoro ce l'ha già, ma tutele e promozione di politiche anche per chi è fuori dal mercato del lavoro o è alla ricerca di un altro impiego. Lo scorso 15 settembre è partita la sanatoria, ovvero la procedura di regolarizzazione per gli stranieri extracomunitari che lavorano in nero. La CGIL di Bari offre consulenza e assistenza nella compilazione delle domande per la sanatoria. Sentiamo la responsabile dell'ufficio migranti della CGIL di Bari, Celiku Rezarta. Lo scorso 15 settembre è partita la sanatoria, ovvero la procedura di regolarizzazione per gli stranieri extracomunitari che lavorano in nero. Il datore di lavoro dovrà versare un contributo forfettario di 1.000 euro. La sanatoria scade il 15 ottobre. L'emersione riguarda sia gli stranieri clandestini sia gli stranieri muniti di valido titolo di soggiorno. È importante che il lavoratore sia impiegato almeno dal 9 maggio 2012, ossia 3 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, e sia presente in Italia con o senza titolo di soggiorno almeno dal 31 dicembre 2011. È opportuno verificare bene se ci sono i requisiti per avviare la procedura. La CGIL di Bari offre consulenza e assistenza nella compilazione delle domande per la sanatoria. Dal 9 agosto e soprattutto da prima del 9 agosto che è entrato in vigore, da luglio quando è stato pubblicato, è stato approvato il decreto legge che recepisce la direttiva europea che sanziona i datori di lavoro che hanno le proprie dipendenze, i lavoratori al nero, e a maggior ragione le sanzioni sono raddoppiate e aumentate se questi lavoratori sono immigrati clandestini. In giro ci sono informazioni sbagliate, fasulle, e gli immigrati hanno già qualcuno, siccome le persone sono disperate, sono alla ricerca di un permesso di soggiorno, che per noi è per un immigrato è una questione di vita o di morte, non è un semplice pezzo di carta, ma è un documento che permette loro di vivere in modo dignitoso e di chiedere anche i loro diritti come cittadini e come lavoratori. In giro ci sono purtroppo molti sciacalli che approfittano di questa situazione, quindi già stiamo spiegando loro, anche perché abbiamo un'esperienza decennale, posso dire, di sanatorie e di decreti flussi, quindi sappiamo bene o male i requisiti che servono per poter concludere con successo la procedura, perché se la procedura non è fatta bene non si avrà il permesso di soggiorno. Non soltanto questa sanatoria significa che pagando quelle 1.000 euro, iniziando questa pratica, si sospendono temporaneamente tutti i reati penali, amministrativi e fiscali dei datori di lavoro, ma fino alla conclusione dell'iter. Se iter non si conclude positivamente, tutti i reati riaffiorano per il datore di lavoro, ma il lavoratore non avrà la possibilità di avere il permesso, non solo, ma avrà anche un foglio di via. Quindi si capisce bene che una pratica fatta nel modo sbagliato, anche per incuria, manda a monte la speranza di un permesso di una vita migliore.
Vi ricordo che l'ufficio migranti della CGIL di Bari in via Crispi 83C è aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18.30. Vertenza Petruzzelli, la protesta continua, sentiamo quali sono le ragioni dello scontro tra sindacato e fondazione in questa intervista fatta dal direttore del TG Norba Enzo Magistrat, segretario generale della CGIL di Bari Giuseppe Gesmundo. A Bari continua il braccio di ferro tra il sindacato CGIL e il commissario della fondazione Petruzzelli, braccio di ferro che non consente ai baresi di godersi una rappresentazione lirica come ad esempio il Don Giovanni. La prima è saltata per lo sciopero dell'orchestra, la seconda e terza replica si sono fatte in maniera un po' diciamo così inconsueta. Ma perché la CGIL continua a protestare, anzi incalza ancora di più il commissario Fortes? Lo chiediamo a Pino Gesmundo, segretario generale della CGIL Bari, che è collegato con noi. Buongiorno Gesmundo. Buongiorno direttore. Allora, perché continua la protesta? Continua la protesta perché questi lavoratori non si rassegnano all'idea di lasciare quel teatro dopo alcuni anni di lavoro. Molti di loro lavorano da 6 anni all'interno di quel teatro, alcuni di loro hanno superato un'audizione pubblica, penso a tutti i coristi, hanno superato un'audizione che la fondazione stessa ha tenuto qualche anno fa. Lavorano da 6 anni, hanno superato questa prova concorsuale, non è considerata valida. Alcuni lavoratori hanno lasciato posti di lavoro a tempo indeterminato, avendo superato per esempio dei concorsi alla provincia, e sono passati alla Fondazione Petruzzelli, lavorano anche loro da 3 anni, oggi devono lasciare la Fondazione perché si mette in piedi una pseudo audizione che dovrà produrre di fatto altri lavoratori precari, perché vorrei ricordare che si parla tanto di concorso pubblico, di trasparenza, ma infatti in fondo stiamo parlando di una semplice audizione per lavoro a tempo determinato, che quindi provocherà e produrrà ulteriori precari all'interno della fondazione. Il tutto fa pensare che sotto ci sia qualcos'altro. Ecco, qual è a questo punto il vero motivo che spinge magari la fondazione ad assumere questa posizione di intransigenza e la CGIL altrettanto sull'altro versante? In fondo questa è una vicenda complicata, una vertenza complicata. Bari è attraversata da molteplici vertenze, penso a quella dell'OM, penso a quella dei CBH, penso alle vertenze classiche che stiamo gestendo in maniera difficile. Abbiamo delle controparti e con quelle proviamo a discutere, con un'interlocuzione importante anche con le istituzioni, per esempio penso alla Regione, penso al Comune, insomma chi può dare una mano. Qui abbiamo come interlocutori un commissario ministeriale, ma è ovvio che dietro questa vicenda ci stanno gli enti istituzionali baresi. I lavoratori rischiano di rimanere stritolati in una polemica fra regione e comune? È evidente che c'è un problema che attiene anche al rapporto tra i partiti politici, c'è un problema che attiene anche al rapporto tra le istituzioni. Questa vicenda coinvolge le maggiori istituzioni pugliesi, la Regione Puglia, la provincia di Bari, il comune di Bari e con tutto quello che ne consegue rispetto ai rapporti che sono anche abbastanza complicati ultimamente rispetto a questi enti, ma purtroppo i lavoratori non c'entrano nulla in questa vicenda, non c'entrano nulla e sono quelli che probabilmente rischiano di pagare il prezzo più grosso in questa vicenda. Ci sarà la possibilità di una mediazione? Ecco, voi per esempio fate una proposta di mediazione? Noi stiamo chiedendo intanto un tavolo sulla mediazione, non si è visto da nessuna parte, soprattutto in Puglia, che non ci sia la possibilità, nonostante la stiamo invocando da tempo, di aprire un tavolo di concertazione, un tavolo di confronto nel quale poter trovare anche delle mediazioni possibili che ci sono se c'è un po' di buona volontà. Insomma, questa è la regione che ha stabilizzato centinaia di lavoratori, questa è la regione che ha riconosciuto il precariato come un lavoro che va abolito e quindi che ha ragionato rispetto a una prospettiva di lavoro a tempo indeterminato. Non si capisce perché tanto lavoro fatto sugli enti istituzionali, dal Comune alla Regione,
ha prodotto lavoro sano e non si capisce perché per la Fondazione Petruzzelli non si può ragionare. C'era in un tavolo, mi pare, in prefettura che poi è saltato, perché? Beh, ufficialmente è saltato per impegni istituzionali del prefetto. Noi vorremmo che quel tavolo si ripristinasse immediatamente. È un tavolo sul quale si poteva discutere, erano presenti i soci fondatori della Fondazione, quindi Comune, Provincia, Regione, la Camera di Commercio stessa che è socio privato, è il Ministero. Se non si apre quel tavolo è difficile poter pensare a una conclusione di questa vertenza, il rischio che i lavoratori sono sempre più esasperati e non trovando risposte abbiamo una difficoltà anche nella gestione di questa vertenza. Poi su questa vertenza si è detto di tutto e di più, la Fondazione è stata commissariata perché c'era un problema economico e di debiti. Oggi leggiamo dalla relazione della Corte dei Conti che la Fondazione Petruzzelli ha solo per dire, insomma, perché anche qua vanno recuperate queste risorse, 1.800.000 euro di squilibrio di bilancio, a differenza per esempio dell'Opera di Roma che ha 31 milioni di euro di squilibrio, della Fenice di Firenze si ha 7 milioni di euro di squilibrio, il Comunale di Bologna 15 milioni di euro di squilibrio finanziario, il Maggio Fiorentino 20 milioni di euro, la Scala 38 milioni di euro. Avrebbero dovuto commissariare tutte queste fondazioni, certo. E invece commissariano quella di Bari. È evidente che non è un problema economico, ma noi politico. Temiamo che i lavoratori saranno stritolati da questioni che non attengono. Grazie segretario, speriamo che la cosa vada avanti positivamente. Bene, è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che potete seguirci sul nostro sito internet www.cgelebari.it. Arrivederci.